è imperniata su una conversazione col vicepresidente del gruppo regionale del Partito Democratico Nicola Caputo, la puntata del taccuino politico di oggi. Ecco, iniziamo con le difficoltà che sta attraversando il Partito Democratico in Campania dopo i malesseri già annunciati e dichiarati da parte di alcuni ex esponenti. Vi è stata l'emorragia verso l'UDC? Ma vabbè, sono fibrillazioni preelettorali. Il Partito Democratico, come ben noto, è un partito molto complesso in questa fase, dopo anche la grande competizione, la grande festa democratica delle primarie. Diciamo, è chiaro che gli equilibri interni in occasione delle elezioni lasciano il passo, diciamo, a qualche calcolo di natura politica. Io penso invece che il progetto del Partito Democratico sia un progetto di grande respiro, e dobbiamo solo avere pazienza, perché grazie a Dio abbiamo una classe dirigente adeguata che può indirizzare, diciamo, la politica di questa regione e di questa nazione. Bene, a complicare il quadro c'è anche la posizione ancora non definita dell'UDC, un rebus irrisolto che ha finito col frenare anche le scelte per quanto riguarda il candidato da parte del Partito Democratico. Ma sì, io penso che la strategia che abbiamo messo in campo come Partito Democratico di anteporre la definizione della coalizione alla scelta del candidato presidente sarà una strategia che alla fine premierà questo partito. Penso che con l'UDC dobbiamo a tutti i costi tentare di concretizzare, diciamo, questo allargamento della coalizione. Penso che ci siano anche le condizioni. Noi non abbiamo ancora fatto ufficialmente alcuna indicazione circa il candidato presidente, proprio perché riteniamo di doverlo condividere con gli altri alleati. Ci sono diversi nomi possibili che possono, secondo me, essere da sintesi delle diverse aree politiche. Ecco, il momento politico nazionale è piuttosto confuso, vi sono le forti tensioni tra Lega e UDC, come l'UDC al centro della nostra conversazione iniziale. Queste tensioni nel centrodestra, cioè non nel centrodestra, l'UDC e il centrodestra, in quale misura potrebbero influire sul quadro delle alleanze in Campania? È chiaro che il centrodestra è sempre più sotto scacco della Lega. Noi e Bersani sta facendo bene a livello nazionale, stiamo cercando, diciamo, di ragionare sempre di più con l'UDC, abbiamo fatto in Calabria, in Puglia, lo stiamo facendo in Campania. Certo, a volte non tutto si può realizzare per evidenti problemi locali, ma penso che ci siano in tutte e tre queste regioni le condizioni, diciamo, per avviare una nuova stagione di un centro-sinistra allargata con un po' più di centro. Qualcosa a me non dispiace, anche in considerazione delle mie origini, ma ripeto, il Partito Democratico è un grande progetto per l'Italia e penso che siamo sulla buona strada per realizzarlo. Ci vuole tempo, perché in 2 anni non si riescono a mettere da parte tutti i vecchi dissidi che, specie sui piccoli territori, nei vari comuni ci sono. Ecco, quali sono a tuo avviso le ultime faccende da sbrigare prima del rompete le righe in Consiglio regionale? Ma io purtroppo, diciamo, avevamo molte priorità. A me dispiace che non riusciamo a dare non riusciamo a assumere decisioni circa il decentramento amministrativo, che sarebbe stata una legge molto, molto qualificante per il Consiglio regionale. In ogni caso, questo Consiglio in questi 5 anni, al di là, diciamo, delle polemiche che ci sono state, penso che sia stato un Consiglio che abbia lavorato abbastanza bene. Abbiamo approvato lo statuto, diciamo, abbiamo approvato una nuova legge elettorale che è d'esempio a tutte le altre regioni, perché riteniamo, diciamo, che le donne possono dare un grande contributo alla vita politica regionale. Ci sarebbero alcuni problemi da poter realizzare, innanzitutto, diciamo, alcune, per esempio la norma sul turismo, ma sul decentramento amministrativo, eccetera. Però non penso che ci siano ormai più le condizioni per poterlo fare.
piuttosto dovremmo provvedere su alcuni atti amministrativi, alcuni regolamenti che comunque possono rendere un po' più agevole la vita amministrativa di questa regione. Ecco, a marzo si voterà con la nuova legge elettorale regionale, è prevista la doppia preferenza con differenza però di generi. Ecco, la doppia preferenza e la differenza di generi produrrà anche qualche novità nella campagna elettorale di ciascuno? Ma io auspico innanzitutto che il primo risultato sarà quello che nel prossimo consiglio regionale ci saranno più donne, voglio dire, questo è il primo risultato che auspico la legge produrrà. È chiaro che diciamo, c'è da riconsiderare un po' la tradizionale campagna elettorale che di solito si pone in essere, perché c'è una metodologia diversa, ed è chiaro diciamo, che si deve fare in modo di sostenere quelle donne capaci che possono apportare quel contributo propositivo alla stagione politica. Ecco, e per quanto riguarda l'aspetto personale, è consigliabile il ticket o no? O meglio lasciare? Ma voglio dire, queste sono cose che si valuteranno anche quando ci saranno le liste predisposte. Anche da questo punto di vista, in tutte le circoscrizioni si sta lavorando e sta mettendo mano alle liste, si vedrà al momento opportuno a svolgere la mia azione politica sul territorio. Poi se ci saranno le condizioni per accompagnarsi anche a qualche donna capace, lo farò ben volentieri. Ecco, Nicola Caputo è espressione del territorio casertano. Quali sono le differenze territoriali tra il casertano e il napoletano? Caserta purtroppo negli ultimi periodi è stata al centro dell'attenzione per essenzialmente per il problema criminalità, per il quale voglio dire c'è stata una grande presa di coscienza civile. Penso che c'è i partiti rispetto a questa condizione che deve essere prioritaria, debbano innanzitutto mettere in campo un'azione di trasparenza amministrativa. Da questo punto di vista probabilmente, e mi ricollego anche alla domanda che mi ha fatto lei prima circa che cosa si può fare in questo scorcio di legislatura, mi viene in mente che è opportuno anche mettere in campo delle azioni che rendono conto dell'operato di coloro che si impegnano in politica. L'anagrafe degli eletti. Ho presentato una proposta di legge sull'anagrafe pubblica degli eletti che è passata in commissione. Ecco, spieghiamola meglio ai telespettatori. Che è passata, sì, è una legge praticamente che mette in condizione il cittadino di conoscere tutte le attività che vengono poste in essere dai vari consiglieri regionali e dagli assessori, e nello stesso tempo anche come la struttura, come l'istituzione Consiglio regionale e l'istituzione Regione Campania svolgono i propri compiti, quindi con la trasparenza circa le consulenze che vengono affidate, eccetera. È un insieme di norme che sicuramente potrà completare quel quadro che abbiamo realizzato già con la legge elettorale e con lo statuto. Ecco, la proposta ha già passato il vaglio della commissione. Sì, io ho fatto anche una richiesta ex articolo 59 dello statuto per richiamarla in aula, ho scritto al Presidente del Consiglio e spero che nella prossima seduta del Consiglio, che penso sia anche l'ultima, riusciamo ad approvare questa importante legge della nostra regione, e anche qui saremo i primi in Italia. Quindi non solo noi da questa regione, ma anche qualche legge innovativa per il sistema politico. Bene, buon lavoro, in bocca al lupo. A voi tutti grazie per la cortese attenzione. Vi ricordo che domani sabato, come ormai consuetudine, il taccuino politico della Campania non andrà in onda, tornerà come sempre lunedì alla stessa ora. Felice fine settimana.